Lascio la parola al Comitato Amianto. Grazie. Buonasera a tutti. Voglio ringraziare subito l'associazione Pier Paolo Pasolini per aver dato a tutto il Comitato, parlo ovviamente a nome di tutto il Comitato, l'opportunità di fare informazione diretta anche qui nel Comune di Cervaro. Voglio precisare una cosa che è stata detta prima. Si è parlato di discarica, siccome l'azienda ha già avuto modo di lamentarsi sui giornali di questa cosa, e visto che oggi voi qui siete tutti potenziali portavoce di informazione, ci teniamo a dire che non bisogna assolutamente parlare di discarica, ma di impianto di inertizzazione, quindi di smaltimento dell'amianto. Questa è una cosa importantissima. Ovviamente tutti sappiamo quanto sia pericoloso l'amianto, quali sono le motivazioni per cui oggi siamo qui. Sapete che l'amianto è un minerale naturale con questa sua particolare struttura fibrosa, e la sua pericolosità consiste proprio in questo, quindi in questa sua potenzialità di essere inalato proprio per via di queste fibre. Sappiamo che l'amianto è stato massicciamente impiegato proprio sotto forma di Eternit ormai dagli inizi del Novecento, e che dal 1984 è assolutamente vietata sia la produzione, sia il commercio, esportazione e così via. Sono note ovviamente tutte le patologie che sono legate a questo, particolare materiale. Sappiamo che all'amianto sono associate malattie dell'apparato respiratorio quali asbestosi e carcinoma polmonare, e soprattutto malattie delle membrane sierose, principalmente la pleura, ovvero i mesoteliomi. Noi ci teniamo a precisare una cosa che è comunque leggibile in diversi siti, in particolar modo su quello dell'AIRC, che è l'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, che ad oggi non ci sono dei limiti specifici con i quali stabilire in che misura l'amianto sia o meno pericoloso, quindi se questi limiti, al di sopra di questi limiti, se si possa o meno parlare di pericolosità, perché per quello che si sa oggi basta una sola fibra di amianto inalata per poter contrarre una di queste gravissime patologie. In particolare per il mesotelioma sappiamo che non ci sono cure attualmente. Quindi il mesotelioma è tra l'altro una malattia che lascia dai 9 ai 12 mesi di vita. Ci sono soltanto delle cure che possono alleviare questo genere di malattie. Assolutamente non esiste una cura definitiva, quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente grave. Un'altra questione importante che noi stiamo cercando di diffondere è che queste malattie non compaiono immediatamente, quindi l'amianto è pericoloso anche per questo, perché se parliamo di asbestosi, la malattia compare dopo 10-15 anni dall'esposizione, per il mesotelioma dopo 20-25 anni. Quindi è una situazione non immediatamente percepibile, infatti si sono fatte delle stime per quanto riguarda la mortalità futura su questo particolare materiale, si prevede che nei prossimi 35 anni in tutta quanta Europa ci saranno 400.000 morti per amianto. Quindi neanche si può parlare tanto, soltanto per quello che è la situazione attuale, si deve parlare anche e soprattutto per il futuro. Per quanto riguarda la questione dello smaltimento, quindi anche della questione di Villa Santa Lucia, in generale lo smaltimento dell'amianto fino a questo momento è avvenuto sempre per mezzo di discariche, quindi parliamo di aree destinate ad un accumulo di questo materiale che comunque viene imballato e teoricamente non dovrebbe prevedere dispersione di fibre, anche se sappiamo che se queste protezioni dovessero andare incontro anche ad una minima rottura, di una minima lesione, le fibre potrebbero, se questi materiali non sono sempre integri, potrebbero rilasciare delle fibre anche nelle falde acquifere. Adesso il decreto ministeriale numero 248 del 2004 prevede un nuovo procedimento di smaltimento dell'amianto, che è questo processo di inertizzazione, che consiste in una trasformazione cristallochimica dell'amianto, cioè tramite combustione. Questo amianto viene attaccato nella sua struttura, questa sua struttura fibrosa, o almeno questo prevede la normativa.
Attualmente in Italia, se dobbiamo parlare proprio nello specifico di impianti per lo smaltimento dell'amianto, non esistono attualmente operativi, non esistono impianti che smaltiscono l'amianto per mezzo di questo procedimento di inertizzazione. Quindi parliamo di un impianto, quello che dovrebbe essere realizzato in questa zona dovrebbe essere il primo in Italia. Se dobbiamo affacciarci poi alla situazione in Europa, possiamo parlare di un impianto in Francia, ma un impianto diverso, nel senso che prevede un procedimento diverso, perché sfrutta non un forno per la combustione come quello che è previsto per l'impianto che dovrà essere realizzato nel territorio di Villa Santa Lucia, ma prevede l'utilizzo di una torcia a plasma ad una temperatura superiore ai 1600 gradi. È un impianto comunque diverso, non sappiamo se classificarlo come impianto sperimentale, però è sicuramente un impianto che è stato realizzato con criteri molto, molto più precisi, ecco. Si tratta di un impianto che sicuramente non andrà a smaltire le 60.000 tonnellate annue che sono previste per questo impianto, impianto di Villa Santa Lucia, che tra l'altro è un impianto dichiaratamente sperimentale. È un impianto, quello francese, che prevede uno smaltimento annuo di circa 6.000-7.000 tonnellate all'anno e che comunque prevede già una produzione di materiale che è successiva all'inertizzazione, perché poi l'inertizzazione ha una sua fase successiva, che è quella di riempiego di questo materiale inertizzato, che è già attiva e quindi viene costantemente utilizzata. L'impianto di Villa Santa Lucia prevederà lo smaltimento di 60.000 tonnellate annue e noi abbiamo, quando abbiamo saputo che l'impianto era sperimentale, ovviamente abbiamo sentito subito la necessità di costituire questo comitato, perché prima di tutto non eravamo stati informati, siamo stati informati soltanto il 22 gennaio del 2010 a seguito tra l'altro di un articolo che è stato pubblicato sul quotidiano Il Messaggero, e questo ha fatto ulteriormente scattare l'azione da parte nostra e abbiamo costituito il comitato. Noi non andremo attualmente ancora, non possiamo ovviamente andare a fare opposizione a quello che è il procedimento chimico e fisico di questa inertizzazione, perché in questo momento non è nostro compito, però noi abbiamo tutta una serie di dubbi e di opposizioni da fare per quello che riguarda la fase precedente all'inertizzazione e la fase successiva. Prima di tutto parliamo del trasporto di questo amianto. 60.000 tonnellate all'anno che viaggiano in tutto il territorio fanno paura, è ovvio. E noi sappiamo che questo amianto dovrebbe essere sempre inviato da aziende che sono certificate, aziende che hanno una autorizzazione per la bonifica di questo amianto. Ma come possiamo noi essere sicuri che questo amianto proverrà sempre da aziende certificate? Perché con una quantità simile di amianto che viaggia nella nostra zona noi non possiamo essere certi di questo. E ci sono tantissime altre opposizioni e tanti altri dubbi che noi solleviamo. Prima di tutto sappiamo quale materiale entra, ma non sappiamo in maniera dettagliata quali sono i materiali in uscita, perché non sappiamo come sono codificati questi materiali e quindi non sapremo se in che misura questi materiali sono o no pericolosi. Sì, un'altra cosa su cui noi battiamo molto è il fatto che non siamo stati preventivamente informati, perché questa azienda che ha scritto due articoli recentemente sia sulla provincia che su Ciociaria Oggi, soltanto il 5 agosto del 2009 ha fatto sul quotidiano La Provincia un brevissimo annuncio in cui si spiegava, insomma, si annunciava che avrebbero realizzato questo impianto sul nostro territorio. Questa è un'altra cosa su cui noi abbiamo battuto molto e ancora adesso stiamo lottando. Perché è stato un anello che è mancato, era un anello fondamentale, l'informazione presso la popolazione poteva essere uno di quegli aspetti importanti per fermare questo progetto, ovviamente essendo mancato noi adesso ci troviamo al punto in cui siamo. Sì, c'è Tiziano che è altro membro del comitato e anche presidente della Prologue.